Gabriele Paolini pulisce le fontane di Roma. No, no, mica la vuoi più. No, è la butta. Gabriele Paolini, eroico. No, che eroico. Vabbè, mica. Mica lo fanno. No, per Virginia, io amo, amo. Apri una dichiarazione. Edoardo, la dichiarazione. Ami la Virginia, aspetta, ma non ami Grillo. Aspetta. Amo Virginia, ma odio Grillo, perché Grillo c'ha delle ville. Grillo ha milioni di euro. È facile fare il Beppe Grillo con milioni. Ammazza, qui scotta però, ragazzi. Gabri, di una cosa. Cosa ha questo governo? Cosa. Dimmi. Salutiamo. Quindi odi Grillo perché c'hai i soldi. Beppe Grillo è un genio nella comicità. Saluto e come Genova. Artista. È un uomo che ha un valore storico perché insieme a Casaleggio hanno messo su un movimento politico che in pochi anni è diventato un caso internazionale, di fronte al quale io mi inchino e faccio i complimenti a Grillo e a Casaleggio. Ma Casaleggio c'ha troppi soldi. No, perché c'è il figlio, c'è Davide, ci sono tutti gli altri. E Grillo deve defilarsi. Io gliel'ho detto, Beppe, vai a fare il comico. E Salvini? Ma Salvini è un coglione, perché Salvini è una persona intelligente, non può dire che si devono bruciare i campi rom. Ma signora, ma può una persona intelligente dire che vanno bruciati i campi rom o vanno mandati via gli stranieri? Portano cultura. Lo straniero che ruba ovviamente va denunciato, ma lo straniero che viene qui e con amore lavora anche per poco, Edoardo, è giusto. Senti, mi fai una dichiarazione.